Amico, hai sete? Non vorrei che un po' di whisky ti costasse troppo caro. Tira su le mani. Ti ho detto di alzare le mani. Ramon, vecchio filibustiere. Jim! Sono due giorni che ti cerco. Gringo maledetto, dovevo capirlo che eri tu. Ma come diavolo hai fatto a trovarmi? Affiuto, Ramon, affiuto. Ho solo seguito l'odore del whisky. E perché mi cercavi? Lo sai perché. Ancora insisti. Sei più ostinato di un mulo. È un'idea fissa la tua. Sì, ma buona, mi pare. Che non fa per me. È un vecchio discorso questo e credevo che ormai fosse chiuso. Forse è meglio continuare a fare il contrabbandiere. Finché ci sarà chi continuerà a proibire le cose ed altri invece a volerle. Ramon, non barare. Arriva sempre per un uomo il momento di fermarsi, di mettere radici. Vieni con me a Iglesia Romita. Laggiù c'è bisogno di te. No, Jim. Lo sai bene, non è di un uomo come me che tu hai bisogno. Io sono come il vento. E il vento non serve per coltivare la terra e allevare i figli. Tu ti sei fermato a costruire. Io invece passo. Le montagne, la prateria, un mondo senza confini. Io non semino né raccolgo. Io passo. Ciascuno ha la vita che merita. La mia è questa. Fin da allora, Jim, lo sai, e sai anche che non la cambio. Nemmeno per fare una cosa giusta, per aiutare la tua gente. Tu vuoi cambiare troppe cose, amico. Io non voglio più cambiare nulla. Questo è affare de Dios, se Dios quiere. Ma un consiglio posso dartelo. Sta attento. Con le tue cose giuste, tu togli la preda dagli artigli del giaguaro, Jim. E il giaguaro odia. Basta così, Pedro. Mi servi vivo. I tuoi amici di Iglesia Romita l'hanno dimenticata la frusta, vero? Ma tu appartieni a me. Ti piacerebbe ora fare il martire e andare in giro a mostrare i segni sulla schiena. Ma sta tranquillo. Ti darò un'occasione migliore per parlare male di noi, dei Gonzales. Portatelo via. È venuto il momento di prendere una decisione. Non possiamo permettere che quel maledetto gringo rovini tutto quello che la nostra famiglia ha costruito qui, a Rio Grande della Frontera, da 6 generazioni. L'Iglesia Romita è diventato un bubbone malefico, proprio qui, al centro delle nostre terre. Un esempio pericoloso. I nostri peones cominciano a fare confronti, ad agitarsi, a riunirsi fra loro. Le sporche idee di quell'americano, di Jim Latimore, si diffondono e fanno proseliti. Prima che sia troppo tardi è necessario... Se avessi dato retta a me non saremmo a questo punto. Certo. 3 anni fa, appena morto il vecchio zio Ramirez, prima che il gringo organizzasse Iglesia Romita. Può darsi, ma io ho atteso un'occasione migliore. Fino a che mi è possibile, voglio restare nei limiti della legalità e voi lo sapete. Ho atteso il momento giusto per liberarci di quell'avventuriero, senza correre rischi. E adesso ci siamo. Non capite? L'idea me l'ha fatta venire quel ribelle, quel Miguel. Appena il gringo vedrà lo spettacolo che gli sto preparando, reagirà, siatene certi. E allora? E allora tutto resterà come prima.
E anche la cara cuginetta, Rosaria. Non parlare di quella sgualdrina. Ha preferito un gringo a nostro fratello. Prima sistemiamo il marito, pulitamente. Poi discuteremo in privato le questioni di famiglia con nostra cugina Rosaria. Vieni. Bello. Vieni. Su. Su. Corri dalla mamma. Corri. No, su, non piangere, amore. Non piangere. Su. Ecco, tesoro della mamma. Melodia, signora, devo ancora finire di vestirlo. No, Maria, ancora un momento. Ancora un momento. Buongiorno, Pepe. Buenos días, signor. Signora, è arrivato il padrone. Cucciaccio, presto, mi comando. Salve, ragazzi. Jim! Bentornato, Rosaria. Jim. Cucciaccio, mi raccomando a te, asciugalo bene. Sei stato via 3 giorni. Lo sai che quando... Scusami, amore. Sono stato fuori tanto perché dovevo cercare un amico. Di nuovo? E lo hai trovato? Sì. E ti ha detto di no. Speravo che fosse guarito. Ora so che non guarirà mai. Vedi, Rosaria, ciò che per noi è serenità, gioia, la casa, la terra, nostro figlio, per lui invece è il ricordo atroce di ciò che ha perduto in un solo momento.